Belli miei, buongiorno e salute. Buongiorno. Diretto, vogliamo andare a parlare di alcune parole napoletane, come quella che nasce nel 1600 circa, in quel secolo, che è quella di ICHU. L'etimologia della parola. L'etimologia della parola, perché vogliamo parlare solo dell'etimologia, senza andare ad offendere nessuno, non, assolutamente, non andiamo a parlare di quel che... ma dell'etimologia della parola, che ha origini nel periodo spagnolo. Ok, quando a Napoli si viene spagnolo, nel viceregno spagnolo, gli conquistadores, stavano nel Centro America, ok, a colonizzare quella zona. E pare che c'erano i capi degli Oreones, i capi degli Inca, gli Oreones, appunto, che si sentivano queste storie poi qui a Napoli, che in pratica portavano questi piezzeror i monili a pisarecci, le facevano grandi e diventavano certi recce enormi, gli Oreones che reggero, infatti per questo gli Oreones che poi viene detto sì, a me sono piccoli, quindi tenevano questi recce enormi. Ma come si è associata sta cosa? Si è associata perché? Perché pare, di racconti, pare che questi Oreones, alcuni da bambini venivano anche evirati, ma anche i rapporti che avevano tra uomo e uomo, donna e donna, c'erano questi, questo promiscuo, diciamo, di genere. Ok. Ognuno sopravviveva a vita come voleva. Ok. E quindi cosa successe? Che in pratica si associarono poi, queste storie che si sentivano, si associarono ad orecchie grandi, ok, ai ciù. C'era questa associazione di parola a Napoli, perché Oshugniz è Shugniz, ok? Ma c'era anche un altro identificativo, come quello di Apovrangop e Riccio. Apovrangop e Riccio era perché sempre i capi degli Inca adornavano le loro orecchie con questi piezze d'oro e a coppa mettevano sta povera di colore oro, ok? E da lì tiene la povera in coppa il riccio. Cioè, che cosa? Di un periodo che fu, ecco, ripeto, nel 1600, in quel secolo, dove qui c'era il vicereame spagnolo, si è tramandato poi questa parola di... Che cosa? Vabbè, io come sempre, direttore, tu sai, io invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti. E da 1600 la etimologia di queste parole sicuramente è entrata nella nostra buona storia, che poi è andata a livello nazionale, perché noi abbiamo, ecco, poi esportato la cultura, la costumanza. Esatto. Che cosa? Satbu.